Mancano pochi minuti all'apertura della pit lane per lo schieramento di gara 1 con Gigi Dall'Igna. Gigi, questa mattina un warm up molto positivo per Leon Kemmerer. In realtà Leon è, come dire, stato consistente un po' per tutto il weekend, si trova particolarmente a suo agio e poi anche fisicamente recuperato evidentemente. Ma diciamo, qua lui l'anno scorso aveva ottenuto il primo podio della sua carriera nel campionato del mondo Superbike, quindi è sicuramente una pista che gli piace. Sicuramente ha girato forte per tutto il fine settimana, ha direi sbagliato un po' durante la Super Pole con le gomme da qualifica e quindi partendo un pelino indietro e nono avrà un po' di difficoltà, perché non è una pista che permette sorpassi molto facili, però comunque sono abbastanza fiducioso con lui. Le gare sarà sicuramente difficile, bisognerà stare attenti ai primi giri e poi vedere come va, insomma. Senti, Ducati probabilmente è l'unica che riuscirà a utilizzare, che riesce a utilizzare delle gomme coperture più soffici anche sotto i 30 gradi d'asfalto. Voi come siete messi da quel punto di vista? Ma noi credo che gara 1 partiamo sicuramente con la gomma, diciamo, non con la morbida, poi dipenderà un po' da quello che succederà con la temperatura asfalto, perché credo che aumenterà un po' rispetto a come era ieri, quindi vedremo un po' per gara 2 anche in base a quello che succederà su gara 1. Quindi determinante in gara 1, con gara 2 invece verosimilmente con temperature più alte, e l'esperienza insegnerà. Esattamente.